De Marco si occupa, tra le altre cose, di sicurezza. E quindi, oltre che di sicurezza, secondo me si occupa di certezza. La certezza che ho io nei suoi confronti, che sia un grande amico fraterno e anche un grande scrittore. Io ho avuto il piacere di incontrarlo a Bologna alla presentazione del book trailer del suo primo romanzo, che sarebbe uscito successivamente per il Giallo Mondadori. Si intitola, perché i libri non muoiono mai, Ferro e Fuoco, è uscito appunto, come dicevo, sul Giallo Mondadori. Era una storia straordinaria, molto anni 70, in cui la violenza viene veramente esplorata da un uomo che di violenza ne capisce, perché sa come contrastarla. Una storia forse quasi scerbanenchiana, ma addirittura con dei richiami ai vecchi poliziotteschi anni 70. E lì eravamo io e Raul Montanari, grandissimo scrittore e grandissimo amico, di fronte a questo trailer, che poi è diventato in realtà il book trailer, forse uno tra i più belli che io abbia visto, tra l'altro, e tra i primi che abbia visto di sicuro, che avrebbero denunciato il progressivo successo di Romano De Marco come scrittore, che riusciva improvvisamente a togliersi dalla propria opera prima per crearne delle altre. Tant'è vero che Romano De Marco ha cambiato diverse case editrici, non si è fermato alla pur nobile genia del Giallo Mondadori. L'ultimo libro, L'uomo di casa, è assolutamente una cosa agghiacciante e psicologicamente perturbante. Romano De Marco è un uomo perturbante. A me mi turba, come si dice, ma non mi disturba, perché uno dei miei migliori amici è diventato mio fratello e per questo ho voluto che mi presentasse.